5, 4, 3, 2, 1, via. Bello, molto bello. Quello che vedrete nel video di oggi è veramente bello, molto bello, perché è vario come il mondo. In questo video si inizia a parlare sul serio di lavoro, quindi ci sono stati vari eventi e varie situazioni appunto lavorative che ci hanno, diciamo, un po' spinto oltre quelli che erano i nostri limiti e le nostre anche idee di quelle che erano le nostre possibilità. E devo dire che sono rimasto sorpreso da una parte, ma anche con qualche dubbio dall'altra, perché ovviamente ci sono cose ancora che dobbiamo migliorare, però quello che siamo riusciti a tirare fuori è veramente interessante, come vedrete. Da dirette in studio a dirette praticamente all'aperto in spazi ampissimi, dirette sportive, oltre che appunto la web series e tantissime altre cose che devo dire veramente cose forti, che spero che possiate apprezzare, e se qualora vi servissero determinati servizi potete visitare il nostro sito 23esimastrada.com e c'è praticamente tutto, potete contattarci e appunto noi siamo disponibili per tutto quello che state vedendo proprio in questo video. Quindi niente ragazzi, belle cose, ma il meglio deve ancora venire, penso. Fate un inchino, bravi, un applauso. Bravo, bravi, guardate che hanno costruito questi ragazzi. Ok. Ah, vedi, tutte e due cambiano. Ah, vedi qua. Sì, se li punti a tutte e due, puntali solo a uno. No, è perché lo prende. No, se tu ti giri di così, spalle così può essere. Solo, così solo uno. Lo faccio così, tutte e due. Hai visto? Che cosa faccio? Esatto, esatto. Non prendo perché ci sono le punte davanti. No, proprio al laser. Vabbè, metti un pianino qua dietro. No, l'ho preso. Tipo, te ne metti un pianino qua dietro. Ah, quindi domani ci sei tu qua. Sei tu. Che devi fare? Io la so, alle telecamere. E allora glielo diciamo tu. Amico, credi non lo so. Ah, dico, se ne vede tanti qua. Era bellini sti lendini, dai. Dobbiamo scegliere più. E qua invece di mettergli al centro, la potevamo mettere pure solo di sotto, tirava in questo modo. Qua sotto. Qui la sto mettendo tutta qua nel bordo. Però tieni la bella tirata, non gli fare fare. Ancora non ho finito. Non sai che è bella tirata questa. Stiamo finendo. Ma questo è quando devo andare in sala. Loro stanno attaccando lo schermo. Ragazzi, vi ricordate lo studio che avevamo fatto alla No Problem SRL? Quello ovviamente era allestito a livello scenografico da loro, mentre questo è il nostro primo studio completamente allestito da noi. Il nostro primo studio di un format. E qui c'è il banco regia che per adesso è un macello, ma poi si sistemerà. Da notare che siamo in uno sgabuzzino, però si nota, no? Sembra che è uno studio. Bellino, bellino. No, è troppo moderno. Popcorn mi piace il fatto che è tipo in mezzo alle scenografie, tipo come se è backstage del film, capito? Cioè ha un senso. Questo è troppo studio di telegiornale. Voi che ne pensate? Commentate. Tanto per quando lo metto, chissà, già abbiamo fatto tutte cose. Dire ragazzi, sembra un telegiornale degli anni 90. Sembra proprio lì, di quell'epoca. Però, diciamo, a nostro favore c'è anche il fatto che il budget non era esoso. Quindi però è bellino, cioè nel senso oh. In tanti potrebbero dire sì, il budget non era, scusa. No, solo scusa. Come si dice, gli invidiosi diranno Photoshop. Diranno Photoshop, non lo so come si dice, ma non è Photoshop. In realtà è questo blu che rovina un po', perché io avevo detto voglio un blu scuro e me ne ho portato un blu elettrico. E quindi niente. Pazienza, troverò il modo di con le luci, ora vediamo. Ciao. Allora ragazzi, siamo qua pronti per iniziare. Ci sono le donne
e gli uomini. Sì, abbiamo optato per la divisione uomini con uomini e donne, ma guardate, anche in regia. Vero, anche in regia. Vero. Siamo la curva delle donne. No. O prima di aumentare. Non prendi nessuno, Fede. A meno. Sì, più solo. Perfetto. Ehi, brava. Melina, vediamo come ti comporti oggi. È il battesimo oggi. Battesimo della mia telecamera oggi, eh? Sì, sì. Mi dico che mi deve far ragionare, Abbiamo finito. Guardate, Dudo smontato sul tavolo. Non lo so. Arriva la televisione. No, quello lascialo. No, okay. Quello arriva sopra, quello con un arancione, non lo so. Sto facendo una prova. Guardate come parpareggiano i led qui. Sembra una discoteca. In realtà è la corrente alternata. Stiamo facendo una prova per la diretta delle biciclette del Niceto. Sul tavolo. Ok. Sul tavolo. Il mio nuovo strumento musicale. Dai! Ci andiamo a casa! Carmelo! Dai, andiamo a casa! Ma fammi attaccare quel disegno da qualche parte! Ho deciso che da oggi in poi parlerò solo col megafono. Andiamo! Mi attaccare questa da qualche parte. Domani attacchi pomeriggio. Dove è la scrivania? Attaccata alla quinta. Wow. Oh. Magari mi spacco il pappagallo. Sale. Aspetta. Maria, quante cose ha fatto? L'hai ripreso questo? Maria. È in macchina spento. Ragazzi, stiamo ricominciando a fare popcorn e vorrei farvi notare che ho dovuto adesso cambiare l'approccio al programma perché sta diventando una cosa più. Però non mi ha aiutato nessuno, bastardi. Quello è il tuo ruolo. Sì, copritevi con in effetti Damiano un pochino sì, dai. Ecco. No, io non. No, proprio. Oh, io ti ho montato i faretti. Comunque, sì, no. Mi ha montato i faretti, mi ha messo due prese. No, se no. Non le mettevo ancora, eravamo al buio. No. Jazz realizza finalmente il suo sogno di poter suonare all'interno della band di una grandissima jazzista americana. Esatto. Fino a quando non succede che, boom, prende un tombino, cade e muore, e ci lascia, e ci lascia. E così, boom, è finita la storia. No. E invece.
Ragazzi, stiamo rilassando 10 secondi quando c'è un video. Perché è stato veramente, cioè ogni diretta c'è un qualcosa, perché non capisco. Stiamo rilassando, ma io tu stai rilassando. No, mancano 3 minuti. Di scala. Quanto pensi che potrei? Ah, finito. Mi raccomando ragazzi, lo sponsor. Che poi il tavolo l'abbiamo fatto noi. Sì. Ragazzi, se ne sono andati un paio di cose. Impegno. Ragazzi, manca un minuto. Dai, concentrati. Pronti? 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 20 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, via. Complimenti davvero padre Fabio, è qui con te il ragazzo del video.